Dati da bollettini di guerra, gli incidenti stradali in Puglia continuano a riempire pagine di necrologi, mietendo vittime, specie tra i più giovani. E sono stati proprio loro i principali destinatari del messaggio lanciato nell'ambito del progetto La sicurezza stradale, un impegno per la legalità, titolo della giornata promossa dalla prefettura di Barletta Andretrani nell'ambito delle iniziative del patto educativo provinciale e in collaborazione con il comune di Trinitapoli e l'automobile club Italia Bari e Bath. Appuntamento presso il Salone Parrocchiale San Francesco della Parrocchia Immacolata di Trinitapoli, dove si è svolta la prima parte della giornata. Dopo i saluti del prefetto, dell'abate Rossana Riflesso e della Commissione straordinaria di Trinitapoli, alla presenza di tutte le forze dell'ordine del territorio quotidianamente impegnate per garantire la sicurezza degli utenti della strada, spazio a focus sulla guida in stato di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti e sull'uso sconsiderato dei cellulari tra le cause principali di sinistri spesso mortali. Un convegno che ha chiamato a raccolta anche psicologi, assistenti sociali, formatrici per una task force volta a far comprendere le conseguenze sottese ad azioni irresponsabili che diventano un pericolo per sé e per gli altri. L'incontro è stato moderato dalla direttrice dell'ACI Bari Bat, Maria Grazia De Renzo. Abbiamo voluto accettare questa sfida perché oggi la viviamo un po' come una sfida. Presenti su un territorio complesso, ma tutti insieme, tutti compatti per dare un forte segnale, che la sicurezza stradale è il primo di uno dei principi della legalità per un vivere civile condiviso, utile e responsabile. Puntiamo molto su evidenziare anche praticamente quelli che sono gli effetti della distrazione alla guida. Infatti nel nostro stand si potrà, a parte, provare un simulatore di guida di quelli che noi utilizziamo proprio per il primo approccio alla guida dei ragazzi che si avvicinano alle nostre autoscuole con il nostro metodo di insegnamento, ma faremo provare lo scontro frontale e il ribaltamento dell'auto con manovre di sicurezza che speriamo loro portino a casa. Come ho detto prima, pochi messaggi, poche parole chiavi che devono portare nelle loro famiglie. A seguire poi in via Vittorio Veneto, ragazzi e bambini delle scuole di Trinitapoli alle prese con esperienze interattive, con la simulazione di un crash test, visita agli stand allestite dalle forze di polizia e dalle scuole guida del territorio. Obiettivo: formare ed informare sull'importanza della responsabilità, perché guidare non significhi morire.